PGA, il suono di pubblica utilità. Benvenuti, benvenuti ragazzi e ragazze su Radio J-Up, nel mio programma Un Quarto d'Ora d'Aria. Io sono Alessandro, oggi sono da solo, purtroppo Enzo ci ha abbandonati all'ultima causa malattia. Ma oggi siamo qui con un artista molto particolare che è Simona Palumbo. E parlo di molto particolare perché si occupa di musica latina in generale, parliamo di latinoamericano, parliamo di portoghese, di spagnolo. Musica secondo me molto evocativa. In generale sono generi che sono associati insomma a una certa cultura, a un certo territorio in maniera indissolubile. Per questo secondo me sono molto evocativi ed è molto interessante anche ascoltarli al di fuori di quella cultura lì. Io do un po' di referenze, ricordo a tutti per chi fosse interessato che Simona ha un sito www.simonapalumbomusic.it dove si possono trovare informazioni sulla sua discografia e anche su tutti i suoi social media, tra cui c'è YouTube, e il suo canale è simona.singer.official, ecco, dove pubblica la sua musica. Benissimo, allora abbiamo 6 canzoni da ascoltare, sono tutte molto interessanti e particolari, appunto peculiari, di certe culture e territori, e le prime due sono A Miña Querida Guitarra, E' un grande amor. La prima è un fado, ecco, il fado è un genere appunto portoghese tipico di Lisbona in particolare e del sud del Portogallo, e che ha origine all'inizio dell'Ottocento e tra l'altro ha quelle influenze molto interessanti che ha poi anche la musica spagnola per quanto riguarda anche la musica araba e anche qualcosa di brasiliano. E comunque invece la seconda è una bossa nova, che è un genere brasiliano che è nato negli anni 50 e riprende molto la samba in maniera molto peculiare, tra l'altro. E la prima è un'inedita, la seconda è una cover, è tratta dal disco Latin Land del 2021, che è l'ultimo disco che Simona ha rilasciato, e invece la seconda è una cover dell'artista Jobim. Ovviamente ad aiutare Simona, ecco, ci sono le sue fidatissime Silvia Starnini, che è la chitarrista e si occupa anche della composizione insieme a Simona, che canta, ed Elisa Ragno, che è al flauto traverso. Benissimo, possiamo partire con le prime due canzoni, A Miña Querida Guitarra e O Grande Amor. Andiamo. Thank you.
Bentornati su Radio J-Up, un quarto d'ora d'aria, sono sempre io Alessandro, avete appena ascoltato le prime due canzoni dell'artista di oggi che è Simona Palumbo. Allora, ecco io appunto, come ho detto prima, sono canzoni molto, e musica molto in generale rievocativa, secondo me tradizionale, ed è per questo che farò domande principalmente legate alle canzoni di cui sono molto interessato appunto. E quindi Simona, iniziando da queste due canzoni, ecco, perché la scelta di portare proprio queste qui in radio e magari qualche dettaglio sulla composizione e poi sul processo compositivo delle due canzoni, prego. Ciao a tutti, sono felice e contenta di essere qui. E, queste due canzoni sono a me molto care e, per motivi differenti, ma importanti entrambi. La prima canzone, che è quella con cui abbiamo deciso di aprire questa serata in trio, si intitola appunto A Minha Querida Guitarra ed è un fado di mia composizione nella musica e nel testo da un poeta portoghese vivente che mi contattò proprio mandandomi questo testo e chiedendomi di fare un fado sopra questo... sopra questa canzone. Lui peraltro si chiama Paolo Barau e saluto vivamente, forse ci sta anche seguendo, e lo trovate su tutti i social, è un poeta eccezionale. E, ho incominciato a lavorare a questa canzone e anche insieme a Silvia Starnini che mi ha aiutato nell'arrangiamento del brano ed è diventata poi la canzone principale, diciamo, del mio ultimo album che si intitola Latin Land
e che è edito da Egea Music e Fragola Entertainments e fa parte proprio di questo ventaglio di sonorità latine che io amo e ascolto da tantissimo tempo, ma che ancor di più adoro interpretare e quindi fare un pochino mie. E la canzone, soprattutto poi edita nel disco, vede proprio una rivisitazione musicale dello stile tradizionale del fado, e pur mantenendo delle sonorità comunque molto vicine. E questo per quanto riguarda la prima canzone. E la seconda canzone, che è Au Grand Amour, è di Antonio Carlos Jobim, che è il re della bossa nova, il grandissimo genio compositore della musica brasiliana, bossa nova degli anni 50, è una delle canzoni a me più care, innanzitutto perché l'ho sempre cantata per una persona a me carissima, e poi perché mi ha accompagnato negli anni, già dai primi anni 2000, quando ancora facevo bossa nova e jazz e cantavo queste canzoni nei live, e quando ancora non avevo un percorso di mia composizione. Quindi è una sorta di portafortuna, diciamo così. È una canzone del cuore ed è anche una canzone bellissima, e anche questa si trova nell'album Latin Land, che è appunto uscito nel 2021. Ok, chiarissimo, devo dire. Possiamo subito passare alle due canzoni successive, che sono Gracias a la Vida, che è un'altra cover, una cover di una famosissima canzone cilena, e Un'onda, che è invece un originale, torniamo più sul latino, e fa parte anche questa di Latin Land del 2021. Ed è stata composta da Simona, aiutata tra l'altro da un famoso cantatore torinese che è Mao. Prego. Grazie. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. El hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
passo che agita su marco quando miro il frutto del cerebro umano, quando miro al bueno tan lejos del malo, quando miro al fondo de tus ojos claro. Que forman mi canto y el canto de ustedes, que es que mismo canto, y el canto de todos, que mi propio canto. Gracias a la vida, gracias a la vida. Gracias a la vida. Mi è bastato un nome.
basta stare insieme per stare bene. È troppo tardi, dicevi, ma il treno sfiora il mare. Serve concentrarsi per ricordarsi di un'onda, un'onda che va e che ritorna. Sì, un'onda che va, un'onda che va, un'onda, un'onda, un'onda che ritorna. Sì, un'onda che va, un'onda, e mi chiedo com'è che sono tornata, cos'è, cos'è cambiato, un segreto non c'è, ma mi è bastato. Bentornati, bentornati su Radio J-Up ancora una volta. Sono sempre io, Alessandro, in un quarto d'ora d'aria, in questa puntata con Simona Palumbo. Abbiamo appena ascoltato Gracias a la vida e Un'onda. Allora, come prima, ti chiedo qualche parola sul motivo della scelta di queste due canzoni e sulla composizione, in particolare per l'ultima, perché so che c'è stata questa collaborazione. Ecco, come è uscita, come ti sei trovata con Mau. Bene, sì, è un piacere, grazie Alessandro. Allora, Gracias a la vida è una canzone che io amo da tantissimi anni, che è un po' il simbolo del canto femminile sudamericano. È una canzone che è stata cantata dalle più grandi cantautrici e cantanti anche sudamericane, come Mercedes Sosa o anche Elis Regina, che era la regina invece della musica popolare brasileira. E quindi io canto questa canzone così da sempre, fin da quando sono giovane, giovanissima. E per la prima volta abbiamo deciso di metterla in repertorio con le ragazze, che peraltro Silvia Starnini alla chitarra e Elisa Ragno al flauto traverso, con me questa sera in questa sezione ridotta della mia formazione latina, che nell'album Latin Land prevede una formazione di un ottetto musicale. Questo disco è stato fatto anche in collaborazione appunto con Mau, con il quale ho scritto questa canzone, e anche insieme a Luca Ragagnin, che è un paroliere notissimo di Torino, una persona e un artista molto molto bravo. E diciamo che abbiamo lavorato insieme sulle sonorità latine e un pochino sul testo, mentre la melodia era già in testa di Mau, e così l'abbiamo arrangiata insieme per questo mio disco Latin Land, in cui lui ha partecipato anche proprio come produzione artistica. Mau è un grande artista di Torino, non ha bisogno di presentazioni, e per me è un amico da tantissimi anni, e lavorare con lui è stato divertente. E devo dire che questa canzone ci ha fatto ballare un po' tutte, e le ragazze anche in sede di registrazione, quando stavamo appunto nel 2021 registrando Latin Land, come dire, si sfogavano cantando il coretto di questa canzone, che rimane un po' in testa come un tormentone, ed è peraltro, ci tengo a dirlo, l'unica canzone italiana del disco che insieme a Mau abbiamo deciso, visto che siamo entrambi musicisti italiani, abbiamo deciso di mantenere in italiano, mentre tutte le altre canzoni, sia di mia composizione che cover, sono eseguite
rigorosamente nella lingua originale e originaria del paese da cui provengono. E dove mi è possibile, specificando anche proprio l'accento. E quindi nell'album, per esempio, ci sono dei bolero di Cuba che vengono cantati con un accento particolarmente cubano, e così come magari grazie a Salavida è più cileno e via dicendo. Invece il portoghese della bossa nova tipo il Grande Amor è il portoghese del Brasile, mentre quello di A Minha Querida Guitarra è ovviamente il portoghese più duro proprio del Portogallo. Perché è importante fare un percorso sonoro che non sia solo un percorso musicale, ma anche proprio fonetico, linguistico, che per me è molto importante e che dà proprio la matrice alle canzoni che io amo e che studio e ascolto e canto da tantissimi anni e che adesso da un po' di anni compongo anche. Quindi... ecco, questo è quanto riguardo alla scelta di questi due brani. Ecco, appunto, secondo me è molto interessante la questione della lingua, su cui non potevo non soffermarmi, ovviamente, viste le premesse. Tra l'altro, ecco, si è sentito questo uso della voce che andasse anche a conciliare con, chiaramente, gli accenti e le tradizioni, no, di ogni tipo di musica e di genere, però tu mi hai detto che in questo caso con Mao, appunto, se ho capito bene, è stata scelta prima la melodia e poi il testo, che è stato deciso di scegliere in italiano. Ecco, volevo chiederti tu, al di là di questa esperienza particolare, come fai di solito? Prima testo o poi melodia? Ma allora, dipende un po' da come nascono le canzoni, perché nel caso per esempio di Un'onda c'era già la linea melodica. Nel caso di A Minha Querida Guitarra, invece, per esempio, questo poeta, che non è un musicista, che ama la musica, però appunto è un poeta, mi ha mandato il testo e mi ha detto, certo, vedi cosa senti, chiudi gli occhi, leggiti le parole e guarda se viene una melodia. E quindi da lì io così ho fatto, e quindi in quel caso sono partita dal testo. E sul testo ho costruito la melodia, che poi nella mia testa è diventata una canzone che si è costruita su questa poesia, e poi insieme a Silvia abbiamo arrangiato il pezzo con la sua grande maestria chitarristica, che mi accompagna in tutte le sonorità latine con diversi ritmi, ogni volta tradizionalmente scelti e studiati. Certo. Perché ricordo che io arrivo dalla, come studi, quando iniziai tantissimi anni fa, dal mondo jazz, quindi io ho studiato e mi sono diplomata in canto e musica jazz, ma le mie colleghe e nonché compagne fedelissime sono due musiciste classiche, e quindi riescono a destreggiarsi benissimo attraverso la loro preparazione, anche saltando, e non è semplice e non è scontato, con intensità e bravura anche proprio da un genere all'altro, perché qui si passa da un bolero a un fado, a una morna, a una bossa nova, e quindi ecco, anche il linguaggio musicale mantiene una sua originarietà molto specifica e filologica, se vogliamo, e chiaramente poi noi ci mettiamo del nostro, e questo è quanto. Certo, no, insomma, si è capito assolutamente che c'è una certa qualità anche da parte delle tue compagne, assolutamente. E no, allora ti ho fatto questa domanda in realtà per arrivare a un punto specifico, cioè qual è la scriminante nello scegliere tra una lingua o l'altra, un italiano piuttosto che un portoghese, piuttosto che uno spagnolo, nel senso, se c'è una melodia, immagino sia dovuta a quella, e se no, se parti dal testo, qual è la scriminante, appunto? Dipende da quello che voglio cantare e da come suona la melodia. Per esempio, nel nuovo album Latin Duets, adesso credo che siamo già arrivati poi al punto, ecco, degli inediti. Mm-hmm. Gli inediti che presenteremo tra poco saranno dei brani di mia composizione, e uno di questi anche di Silvia Starnini, che vengono composti in varie lingue,
però per esempio in queste canzoni che faranno parte dell'album che esce sempre per Egea Music e Fragola Entertainments l'8 di dicembre, e sono praticamente quasi tutti brani originali e pochissime cover. E lì la scelta della lingua è stata fatta dalle sonorità, perché lì sono proprio quasi tutti i pezzi nostri, cioè quasi tutti i miei, in collaborazione con altri musicisti. Infatti il disco si intitola Latin Duets, proprio perché dopo Latin Land, quindi dopo la terra latina, i duetti latini. E sono 13 brani composti, ognuno dei quali composti da me in collaborazione con musicisti e autori della scena contemporanea. E quindi la scelta della lingua dipende dalle sonorità e da quello che io voglio dire, perché ovviamente ogni lingua ha una sua poesia, certo, che nasconde dietro le sue sonorità proprio linguistiche del parlato. E io che amo le lingue e le parlo e insomma le studio anche da tanto tempo, e sono affezionata a questo sogno di raggiungere un mio suono latino che mantenga un'egual misura di sonorità linguistica e musicale che appartengano ogni volta a un genere diverso, e questo genere diverso vorrei che poi si appoggiasse a me, certo, che in qualche modo mi faccio portavoce di questo, per cui la lingua e la sonorità linguistica non è alle volte nemmeno così tanto meno importante della musica, perché è musica essa stessa. Assolutamente sì, tra l'altro riuscì appunto anche per quanto riguarda la voce a performare con diverse lingue, su diverse melodie, su diversi generi, non è una cosa scontata neanche quello, assolutamente. Quindi certo, è una performance artistica di livello sicuramente, ed è anche per questo che sarà sicuramente molto interessante per ascoltare il tuo album, che uscirà l'8 dicembre, appunto, lo ricordiamo, sì. Latin Duets, di cui ascolteremo due inediti adesso che siamo in chiusura, che sono appunto Raíces, che tra l'altro vuol dire radici in spagnolo. Esatto. E che è stato composto da te, ovviamente da Simone, aiutata da Silvia. E anche altri musicisti, devo dire. Anche altri, sì. Questa canzone ha una storia un po' lunga, Raíces, e ci tengo a dirla, anche perché parte di, certo, questa canzone parte dal mio produttore, che è Luca Frencia, e con Fragola Entertainments, che appunto mi fa anche da edizione musicale, e lui mi diede questa canzone che originariamente nacque come canzone italiana quasi appartenente alla, come dire, musica leggera, quasi del liscio. E immediatamente io e Silvia, all'ascolto di questa canzone, che era lunghissima peraltro, con un testo lunghissimo tutto in italiano, trovammo immediatamente al sincrono il suono di una milonga. E quindi incominciamo a lavorare su questo motivo permanente, centrale della milonga, e a quel punto trasformammo proprio quasi completamente anche la melodia, facendone una vera e propria canzone latina. Infatti Raíces, titolo che peraltro ho dato come nuovo titolo, perché non era questo il titolo della canzone in italiano, e che è un titolo meraviglioso, perché la Spagna e il Sud America mi riportano comunque a una terra madre molto potente, molto forte, e quindi le radici sono una parte fondamentale diciamo dell'appartenenza nostra alla madre terra. E così io presi una parte del testo e la tradussi in spagnolo, e facendone appunto una canzone spagnola, e con Silvia lavorammo, e quindi ne uscì una canzone completamente nuova. La canzone prima era stata scritta da altri compositori, da Rapillo, da Frencia, okay, e poi in seguito appunto sono intervenuta io insieme a Silvia. E questo è per quanto riguarda la canzone Raíces, appunto. Okay. E l'altra invece me la sono dimenticata. Ah, Le Vie invece è proprio una nostra canzone
mia e di zia Silvia, dove Elisa riesce a, come dire, a destreggiarsi magicamente con questa sua capacità improvvisativa che è notevole nonostante la sua preparazione classica, sembra quasi una jazzista. Ma lei che è classica si offende se le dici jazzista, perché si sa che i musicisti classici sono, sì, hanno una preparazione diversa. E quindi Le vie è appunto una bossa nova che io e Silvia abbiamo scritto nella musica e nel testo per il mio album, dove peraltro appunto lei sarà anche presente a registrare, e abbiamo deciso in questo caso di mantenere una bossa nova però in italiano. E quindi vedi che qui la bossa nova è magistralmente portoghese, io l'ho sempre cantata in brasiliano, e invece come compositrice l'ho composta con un testo mantenendolo in italiano. E appunto si intitola Le vie e anch'esso è un inedito che andrà, diciamo, pubblicato, verrà pubblicato nell'album nuovo di Latin Duets l'8 di dicembre. Ecco, appunto, in questo album nuovo ci sono tanti intrecci interessanti, ci sono canzoni che sono inedite non solo nel loro essere, ma anche appunto per un utilizzo di una certa lingua rispetto a una certa base, quindi sarà sicuramente interessante. E io chiudo ricordando a tutti gli spettatori che possono fare riferimento al sito www.simonapalumbomusic.it per quanto riguarda altre informazioni sulla discografia e sugli altri social, di cui uno di questi è YouTube, il canale si chiama simona.singer.official. E tra l'altro, ecco, diciamo anche che ci sarà un live. Ci sarà un live il 10 novembre alle 21 a Torino in San Salvario nel locale Lime, in cui appunto Simona suonerà nel trio, ecco, nel trio in cui si presenta. Sì, in questa formazione. Oggi. Esatto, in questa stessa formazione. Dunque io ringrazio Simone, ringrazio Silvia, ringrazio Elisa per aver partecipato e per essere stati con noi su Radio J-Up, e con tutti gli altri ascoltatori ci vediamo alla prossima puntata. E andiamo con le ultime due canzoni, gli inediti dell'ultimo album, Latin Duets. Presumir son ojos orgullosos finos que saben recordar, son brazos cansados y espaldas fuertes, son sacos llenos de esperanzas para llevar, y son arrugas en las manos, callos para presumir, son ojos orgullosos finos que saben recordar, son brazos cansados y espaldas fuertes, son sacos llenos de esperanzas para llevar. Discursos habituales.
de gente sabia y verdadera. La campaña no les escucha y en el tiempo no espera más. Son conversaciones de fatiga, de hijos ahora lejanos, de sobrinos demasiado, de vicios malsanos. Pero cuando veo mi cielo y reconozco mi pasado, siento mis raíces en los ojos de un anciano y los colores de esta plaza opaco como mi memoria son el espejo claro de mi historia. Si vedrà, e intanto
intanto guardo fuori quello che già c'è, ancora non trovo ispirazione per ogni parola che canto. Terapia.